Gli anziani sono tra i soggetti più a rischio in questa emergenza, ce lo sentiamo ripetere fin dall'inizio dell'epidemia ed è per questo che le case di riposo hanno una grande responsabilità nel dover gestire la situazione. Giacomo Di Leo, amministratore della Coop Giale, che in Abruzzo ha una residenza per anziani a Sulmona e due residenze ad Ofena, di cui una per anziani e una per persone non autosufficienti, ci spiega in che modo è cambiata l'assistenza. Abbiamo praticamente blindato le nostre strutture, non consentendo l'accesso ai familiari e non accettando nuovi ospiti. Come chiunque in questa fase, gli anziani nelle case di riposo sono isolati dai propri affetti, coi quali riescono però a comunicare, grazie all'ausilio degli operatori, tramite le moderne tecnologie. È mancato quello che era il rapporto diretto tra gli anziani e i loro cari. Però comunque abbiamo sopperito grazie ai mezzi informatici che ci vengono messi oggi a disposizione. Come se la stanno vivendo gli anziani? Ma gli anziani l'hanno preso anche in maniera abbastanza divertente, perché comunque vedere i familiari tramite il computer o tramite il telefonino è stata una cosa abbastanza stimolante per loro. Chiaramente con l'ausilio degli operatori, dei nostri operatori. Le aziende devono in primis garantire la sicurezza degli ospiti. Grazie alle ampie strutture la Coop Giale si è organizzata facilmente per la distanza sociale, ma la stessa cosa non si può dire per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale. I dispositivi noi ce li siamo procurati grazie alle piattaforme elettroniche, ovviamente a prezzi veramente esorbitanti, ma comunque siamo riusciti a procurarceli. Ci aspettiamo un intervento da parte delle istituzioni in merito affinché ci dia una mano a tutelare i nostri anziani. Con un'ordinanza del 10 aprile, la Regione ha disposto che tutti gli operatori dell'RSA siano sottoposti a tampone, ma i test, come è noto, non sono disponibili a tutti. Le aziende quindi chiedono ulteriori indicazioni. Nell'ordinanza praticamente è scritto che le aziende devono attivarsi a fare eseguire i tamponi ai dipendenti, però a tutt'oggi non sappiamo dove e come farli. Non sappiamo nemmeno in maniera precisa se poi questi tamponi sono a carico della regione o sono a carico dell'azienda, ma non è questo il problema. Anche se fossero a carico dell'azienda, per noi va benissimo poterli fare, l'importante è che ci venga detto però dove e come. Occorrerà poi organizzare anche l'assistenza nel post-coronavirus. So che la regione, ma tutte le regioni, sono alla ricerca di strutture di questo tipo, che dia quindi un'assistenza nel post-coronavirus, quindi una volta negativizzati, delle strutture atte a dare assistenza a questi soggetti. Noi siamo a disposizione.